Io te voglio bene assai, e poi pensami. Buongiorno carissimi. Allora, oggi facciamo un risotto con i funghi porcini, però ve lo faccio vedere come se affronterò diverse correnti di pensiero. Questo secondo me è il miglior modo per fare un risotto ai funghi porcini, in base a tutte le esperienze che ho acquisito lavorando nei ristoranti. Allora, questo è un classico brodo vegetale che noi cuoceremo il risotto. Io l'ho messo già a fare per ovvi motivi di tempo. Allora, acqua, sedano, prezzemolo, cipolla e pomodoro. Potete mettere la zucchina, però questo è quello base, ok? Che facciamo? Siccome il brodo che noi cuociamo il risotto ai funghi, alla fine voi il risotto ai funghi, il fungo in bocca non lo sentite perché è brodo. Poi il fungo è, non è quella cosa. Allora, noi che facciamo? I funghi porcini, eccoli qua. Prima cosa, i funghi non vanno assolutamente lavati, o con un pennello o con un panno umido a tamponarli, ok? Perché il fungo è molto delicato. Che facciamo? Prendiamo tutti gli steli del fungo e li buttiamo nel brodo, ok? In modo che già avremo un impatto di fungo in più in bocca, eccolo qua. Ora lo stelo va a scaricare tutta la sua forza, tutto il suo sapore nel brodo. Ecco qua. Poi che facciamo? Ora vi faccio vedere, prendiamo la testa, una cappella del fungo porcino e la andremo a tagliare. Ora mi avvicino gli occhi, non vi preoccupate. Mentre il brodo sta andando, allora mettete sempre un panno umido sotto al tagliere, così il tagliere rimane bello fermo. Poi prendete il coltello va sempre dal lato opposto da dove stanno le dita. Afferrate come se volesse afferrare con le unghie, così, con la lama che va sempre leggermente verso l'esterno, in modo che se dovesse uscire per la troppa foga che mettete, scivola all'esterno e mai all'interno, ok? Mi raccomando, io ora farò delle fettine molto sottili, veramente 1 mm ognuna. E che cosa facciamo? Queste fettine ci serviranno come decorazione alla fine, così avremo anche quell'impatto, questo fungo porcino crudo si andrà a cuocere con il calore del riso. Mi raccomando, quando prendete il fungo, tagliate a metà, non ci devono essere fori, bello bianco compatto, se no il fungo non è buono, buttatelo. Allora, prendiamo il nostro piattino, metteremo a marinare questo fungo. Allora, ecco qua, diciamo questi spicchi di cappella di fungo. Ok, ecco qua. Mettiamo un filo di olio extravergine di oliva, un filo pochissimo, Mettiamo un po' di sale e del pepe grattugiato a momento. Non comprate quello già in polvere, questo è molto meglio. Ecco qua, e lo lasciamo andare. Questo ci servirà poi in maniera da solo. Nel frattempo aspettiamo che va, ci tagliamo tutte le nostre, ecco qua, cappelle. Allora, vi faccio vedere un fungo come si taglia. La punta del coltello, cercate di non alzarla dal tagliere, fissa così, deve essere questo movimento, ok? Non dovete alzare il coltello, potete farlo sia a metà, se è proprio più comodo. Non guardate la velocità, quella è una cosa che poi uno acquista man mano, però per farvi capire il movimento deve essere questo, mai alzare il coltello, ok? Mi raccomando, le dita così, eccole qua, poi viene naturale, vedete? Se non alzate il coltello dal tagliere, i rischi di farvi male diminuiscono. Allora, oggi vi do un'idea diversa di mantecazione di risotto. Voi vedete la maggior parte dei risotti che vengono mantecati con il burro. A parte quella, il burro deve essere freddo, da frigorifero, non temperatura ambiente, perché è proprio quello shock termico del burro che vi crea quella crema. Ma noi oggi non lo andremo a mantecare con il burro, vi farò vedere un'altra corrente di pensiero, che secondo me è 10.000 volte meglio, ok? Allora, ora dobbiamo cuocere le nostre. Fuoco alto, questa è un'altra cosa, mettiamo un filo di olio
a coprire il fondo, vi farò vedere un'altra cosa. Allora, prendiamo una testa d'aglio, solo un pugno sopra, in camicia, ecco qua. Facciamo fare l'olio bello caldo fumante, fumante no, che si brucia l'olio, mi raccomando, è bello caldo, così il fungo quando andrà nella padella verrà come se fosse arrostito, a quello shock termico che si prende, perché se noi lo mettiamo a fiamma bassa, l'olio non bollente, il fungo inizia a rilasciare tutta quell'acqua e noi questo non lo vogliamo perché non ci serve, ok? A me serve che il fungo abbia quello shock, venga arrosolato, ma non deve avere tutta quell'acqua, ok? Allora, diamo il tempo che sale la temperatura. Allora, l'olio inizia a essere bollente, non accorgete perché inizia a soffriggere la testa dell'aglio. Non fate questo, giratelo con... voi giratelo con il mescolo, ok? Per farlo sfumare possiamo anche non usare il vino, non lo usiamo, ma semplicemente un po' di brodo. Oggi non useremo vino, ok? Vedete? E finora non abbiamo usato sale. Ecco, dopo 2 minuti togliamo l'aglio, ha fatto il suo dovere, a posto. Vedete quello che dico io? Facendolo sfumare solo con un poco di etere, la temperatura molto alta, va a finire che quel siero, che voi sapete che contengono i funghi, va solo a caramellizzare i funghi. Vedete, non c'è acqua. Ok, a me ci serve così, basta, ha finito. Non li facciamo cuocere tutti. Non li facciamo cuocere tutti perché a me ci servono questi cuoceri, così danno ancora più sapore di riso. Poi un'altra cosa, quando andate a mettere il vino in una pentola per far sfumare, allora io l'ho messo al centro, ma io ho la fiamma a induzione, è diverso, ma voi che avete, per chi ha la fiamma viva, non mettete mai al centro della pentola perché fa un'unica fiamma, non lo fate mai. Il vino, qualsiasi cosa, va messo nei bordi della pentola, ok? Ok, olio bello caldo. Io ho buttato circa 320 grammi per quattro persone, che mi piace molto il riso. Ok, iniziamo a girare, ok? Allora, che succede ora? Io non ho, se avete visto, io non ho fatto rosolare la cipolla all'interno, perché non mi serve che la cipolla si bruci, serve che si appassisce, serve che dia sapore, ma non si deve bruciare. Io la butto insieme al riso, ok? Io ho usato lo scalogno, ma voi in casa avete la cipolla, è uguale, fa parte della famiglia della cipolla, va bene comunque. Questo è il mio scalogno che lo andrò a girare insieme al riso, così mi darà comunque l'effetto che io desidero, di lasciare quell'acido, quella caramellizzazione che ti crea, però senza farlo bruciare. Io lo faccio fare insieme al riso, ok? Ve ne accorgete subito quando il riso si sta tostando, perché al tatto. Ok, lasciamolo andare altri 2 minuti. Adesso con un mestolo di brodo, che i funghi stanno facendo il loro dovere, hanno cambiato pure il colore, vedete? Va nel marroncino. Vedete quando cade? Va nel marroncino. Ecco, un po' di... Okay. Una volta che il riso ha fatto sfumare la prima ondata di brodo, abbassiamo la fiamma, ok? Adesso si abbassa la fiamma, io da 12 sono sceso a 6 e mezzo, ora mi sembra che deve cuocere lentamente il riso. Non mi serve più la fiamma alta, ok? Allora, ora si va avanti per circa 20 minuti. Perché 20 minuti? Ho usato un riso Carnaroli, è molto adatto per i risotti, mantiene la temperatura, mantiene la cottura e buca sempre quella sensazione. Allora ragazzi, se vedete, il fatto che io l'abbia fatto fare senza olio, che in effetti quel filo di olio non ha dato conseguenze al riso, vedete? Esce solamente il bianco dell'amido del riso,
non si fa quella patina di olio nel laterale, vedete? Non c'è acqua in eccesso, è solo, solo amido bianco di riso, che ogni quando il riso andrà a seccarsi io ne aggiungo poco. Non ho usato prezzemolo. Se voi vedete il classico risotto che voi andate a mangiare al ristorante, il prezzemolo ve ne accorgete solo perché o lo avete nei denti o vi dà fastidio in bocca, ma non sentite il sapore e il profumo del prezzemolo. Il prezzemolo, eccolo qua, sciacquato in precedenza, solo le foglioline, lo useremo a strappare con le dita alla fine, così lì darà il sapore. Ci vediamo fra 20 minuti, ragazzi, vi evito questa scocciatura. Non vi lascio, non vi preoccupate, siamo arrivati al 50% della cottura. I funghi, vi ricordate che li ho fatti togliere crudi? Giusto 2 minuti? Allora, perché io faccio questa procedura? Faccio questa procedura così voi avrete un risotto ai funghi che non avrete mai assaggiato in vita vostra, perché non tutti, vi auguro e spero che lo potete fare, ma non tutti hanno la possibilità di andare a mangiare in un ristorante con la stella Michelin. Questi sono trucchi che usano i grandi ristoranti. Allora, perché io vi ho fatto usare non olio nel riso, leggermente, ho usato i gambi dei funghi, ho fatto caramellizzare i funghi all'interno senza far cacciare dell'acqua, così io ho mantenuto tutti i sapori principali del fungo porcino, che è un ottimo fungo. Ora li sto facendo rilassare, facendo la metà cottura e finendo la cottura qua, se potete vedere, magari aiutami a inquadrare, già è marrone, il fungo sta cacciando tutto il suo restante della caramellizzazione, è la seconda fase di cottura ora sta avendo. E mi raccomando, il brodo sempre caldo, a fiamma minima ma sempre caldo. Non facciamo raffreddare, che poi il riso ha quello shock termico e stoppa la cottura. Poi dopo non la riprendete più, il riso risulta sempre duro ai denti. Perciò sempre caldo, mi raccomando, eh? Ok, do un attimo 10 minuti. Mancano un paio di minuti di cottura. Guardate il chicco com'è rimasto bianco. Bianco, bianco, bianco. Leggermente marrone. Allora, mettiamo giusto poco sale, 4 pizzichine, ecco qua. Allora, abbiamo spento, il riso è pronto, adesso la procedura più importante. Lo aggiustate un altro po' di pepe, un po' di pepe, un po' di sale, a seconda dei vostri sapori, dei vostri, scusatemi, il bello, questo è un bello, ma devo essere sincero, a seconda dei vostri gusti. Allora, adesso la parte più importante, a fuoco spento mettiamo il parmigiano, eccolo qua, parmigiano, e mettiamo l'olio, sempre qui sta vigendo oliva, ecco qua, e iniziamo con una mano bello veloce, avremo lo stesso risultato del burro, però senza usare i grassi del burro, ok? Eccolo qua, vedete? Vedete? Adesso che andiamo a fare quello che vi ho detto prima, prezzemolo con le dita, ecco qua, un altro poco. Ora si sentirà il prezzemolo all'interno, si sente già ora, giusto Maria? Sì. Ok, eccolo qua, e rimane pure verde, mantiene quel verde lì il prezzemolo, ecco qua. Adesso vi faccio vedere l'impiattamento. Allora, un mestolo al centro del piatto, al centro, 3, 1, 2, 3, anche di più, scusate, 3, ecco qua, lo mettiamo un altro poco, ecco qua, ok, ecco qua, il fungo nostro che si è appassito leggermente, eccolo qua, lo mettiamo così, 1, 2 e 3, una fogliolina di prezzemolo, un po' di pepe, il vero risotto ai funghi porcini, non abbiamo sprecato niente, i funghi sono tutti qua, la parte che più
piace a me, a voi no. Buonissimo. Ragazzi, iscrivetevi al mio canale, fatemi le vostre richieste, ci divertiremo e vi farò fare dei bei figuroni con i vostri ospiti a casa.